l'ultima possibilità. Mila mi piace, diteci qua sotto nei commenti la vostra squadra del fantacalcio. Bella ragazzi, carico ormai da fischiare. Oggi ragazzi siamo qui per dirvi la nostra squadra del fantacalcio, o meglio le nostre squadre del fantacalcio, perché ragazzi da poco abbiamo finito l'asta sul canale Elitz e ci siamo fatti entrambi, cioè entrambi, tutte e tre la squadra del fantacalcio, quindi ne abbiamo fatte tre diverse. Fanta Elitz ragazzi, insieme a Om, Harry e Tatino, poi ne tre ovviamente, quindi ne siamo sei con una base d'asta di 1000 crediti, quindi ne avevamo un bel po'. Diteci qua sotto nei commenti la vostra squadra del fantacalcio e magari se sentite tutte e tre le squadre diteci la squadra più forte delle tre, insomma. E nulla, io direi di iniziare a dire le squadre. Allora, partiamo dai portieri, vai. Ovviamente, perché nell'asta del fantacalcio siamo partiti con i portieri, quindi parte Mirko, vai, da sinistra verso destra, allora, per poi. Vai, con i portieri su mille, sempre su 1000 crediti, sì. Allora, sempre tre portieri ovviamente a testa, ho preso a 76 crediti Andanovic, poi Meret e Skorupski. Meret a quanto? Meret a 21, Skorupski un solo credito. Ok. Mentre io Lopez a 30 crediti, Mirante a un credito e Sepe a un credito. Lopez è portiere della Roma. Paolo Lopez. In teoria titolare. Io invece ho preso, ragazzi, Szczęsny a 75, bene, sì, portiere della Juve. Berisha a 2 della squadra. E ovviamente Buffon a 1. Così c'hai. Per fare appunto la coppia dei portieri della Juventus. Allora, in questa situazione ci troviamo più o meno tutti quanti, forse con gli stessi crediti. Forse Mirko. Un po' di meno. Infatti, perché ha speso 76 per andare. Perché anche io ho speso 75, però lui ha preso altri due portieri titolari, sì, rispetto a me, che ho preso la coppia. Okay. Insomma. Ok, io attualmente, se non sbaglio, io avevo più crediti di tutti con i difensori. Passiamo quindi ai difensori, forza Mirko, dicceli i tuoi difensori. Tutti quanti, dico? Certo, pure i crediti devi dire. Allora, ho preso D'Ambrosio. Okay. Ha un solo credito, nessuno lo pensa, io l'ho messo in mezzo, pensavo che magari si alzava, invece niente. D'Ambrosio ha 1. De Ligt della Juve ha 20 crediti su 1000 crediti, che sono pochi. Danilo, sempre della Juve, ha 10 crediti, teoricamente dovrebbe essere il titolare. Castagne dell'Atalanta, poi come si chiama questo? Triste Kong. No, non si chiama Triste, però vabbè. Troste Kong. Ah, Bochillo, va giù. Troste Kong credito. Ha un credito. Aina ha un credito. Calabria del Milan ha 8 crediti. E poi Murru, terzino della Samp, ha un solo credito. Non mi piace tanto sta difesa di Mirko. Oggettivamente forse. Vabbè, faccio giocare sempre tre di loro, faccio giocare, quindi alla fine ci sta. Forse 4 se. No, 3-4-3 giochiamo. Beh, però se si infortunano magari qualche centrocampista, magari, ecco. Vi dico i miei difensori. Allora, vai. Parto subito con Alexandro con 36 crediti. Goulam a 15 crediti, sempre terzino. Criscito a 20 crediti, tre terzini sinistri fino ad ora. Poi mi sono comprato il difensore centrale, ovvero Smalling. È arrivato quest'anno a Roma per 6 crediti, ho detto. Godin a 10 crediti, sempre nuovo acquisto. De Vrij 15 crediti, sempre dell'Inter, quindi magari ci sta Godin, De Vrij e Skriniar, però non l'ho preso Skriniar. Poi c'è Lirola a 10 crediti, terzino della Fiorentina. Ho fatto l'asta insieme per Lirola. Lirola e l'ho preso io a 10. E Darmian a 9 crediti. Sì, quasi tutti terzini tranne Godin e Smalling e De Vrij. Quindi ci sta. 5 terzini solo. Io quest'anno, rispetto, diciamo, per come lo intende il fantacalcio, ho preso più difensori centrali ho preso Izzo a 16, Bonucci a 14, Gosens a 18, Barrega, e poi ho preso, diciamo, Barrega a 3, Murillo anche a 3, Demiral perché ho preso Bonucci, non so ora, la difesa della Juve come... Ma Boateng è arrivato, Jerome Boateng non è arrivato. Non è arrivato. Quindi la Juve c'ha tre difensori centrali attualmente, sì. Demiral, Bonucci e De Ligt. Io ce ne ho due, quindi penso che almeno uno deve giocare. Poi ho preso Zapata, che è da stesso da poco, e Gagliolo, che ha anche segnato del Parma. Gagliolo avevo segnato, sai, poi... Allora, passate ai centrocampisti, avevo 847 crediti. Mirko, quanto ne avevi? Io se non sbaglio ne avevo tipo... 800. Sì, 812 se non sbaglio.
Mister anche io avevo 870 più di 800 780. Sì, sì, comunque eravamo tutti quanti lì lì. Quindi passiamo ai centrocampisti. Forza Mirko, comincia tu. Allora, centrocampo, il primo acquisto che ho fatto è stato Sensi dell'Inter a 45 crediti su 1000, secondo me è un affarone. Okay. Nainggolan del Cagliari a 34 crediti, Zaniolo della Roma a 56 crediti, Çalhanoğlu del Milan a 38 crediti, e secondo me il colpaccio del fantacalcio che l'ho fatto io, 30 crediti Milinkovic Savic. Non ha giocato bene l'anno scorso, però anche se magari quest'anno si riafferma e va via. Poi non lo volevo, però è capitato, ho preso Ribéry, centrocampo, per 16 crediti. Spero che giochi. Poi ho puntato tanto su almeno un centrocampista del Napoli e ho preso Fabian Ruiz. E poi ho preso Traoré a 10 crediti del Sassuolo, se non sbaglio. Vabbè, Traoré, sì, del Sassuolo. Vai tu Antonio, prima che vado io. Allora, io ho preso Verdi a 19 e sono stato in ansia fino all'ultimo secondo, giusto, perché doveva passare a Torino, però non era ancora ufficiale. 22:57 hanno depositato il contratto, le 23 chiedevo il mercato. Mamma mia, è stato ufficiale quasi all'ultimo e ho sudato parecchio, perché mi sarebbe rimasto sicuro sullo stomaco. Che Napoli. Napoli non giocava. No. Poi ho preso Suso a 67, Luis Alberto a 78, che quindi più poi pagato 78. Ci troviamo forse. Sì. Under della Roma a 49. E poi ho preso 4 centrocampisti a 1 di Francesco della Spalla, che è comunque un attaccante. Castro del Cagliari, qualche gol lo fa. Lazzari della Lazio. Lazzari. Sì. Ah, cacchio, vero, Lazzari della Lazio e Ramirez della Sampdoria. Giusto, Ramirez l'ho comprato pure gli scorsi anni, ma non mi è mai piaciuto. Io, raga, come primo ho acquistato José María Caglion a 45 crediti. Magari mi fa bene, un attaccante che gioca a centrocampo praticamente. Poi abbiamo Papu Gomez, un altro attaccante che ho preso a centrocampo. Poi ho preso Zielinski, anche se non lo volevo, però ho fatto l'asta. Mi sono trovato. Il fantacalcio a volte è così, per i giocatori che magari non volevi prendere. Perché già ho preso Caglione, volevo differenziare dagli altri anni, non prendere sempre i giocatori della stessa squadra. Quindi ho preso anche De Paul a 55 crediti. Non so se ho speso tanto per lui, non lo so. Ho preso anche Mkhitaryan, forse è un po' esagerato, con 50 crediti. Però capisco, 1000 crediti magari ci può stare. Brozovic 40 crediti. E poi ho preso due giocatori a uno, Veloso, Michel Veloso e Marco Roque del Cagliari. Comunque tutti e tre per il reparto di centrocampo abbiamo speso un po', cioè abbiamo preso almeno un paio forti, li abbiamo presi. C'è uno di noi che ha speso meno di tutti e poi vedrete nelle altre rose partita particolare, quello come asta. Arrivati a questo punto io avevo 557 crediti, quello meno vantaggiato di tutti quanti. Antonio, tu quanti ne avevi più? Io ne avevo 639, mi ricordo. Mi conta? Io tipo 650. Avevo anche io pochi. Ragazzi, partiamo dalla fine, diciamo, della lista, quindi solitamente dagli ultimi calciatori che si pagano sempre poco. Infatti ho preso Babacar a 1, che è passato da poco a Lecce e quindi magari, non lo so, in Puglia si rilancia e sarà sicuramente titolare. Poi ho preso, in ordine di prezzo, diciamo così, Berardi a 18, okay, che è sempre una, ha sempre avuto talento, ma ogni anno si muove, fatto una tripletta. È sempre stato un po' croce e delizia di chi li ha preso a fantacalcio, perché negli ultimi anni almeno 3-4 russi li prende fissi ogni anno. Poi Gervinho, che finché le gambe gli reggono magari può andare bene, speriamo che un altro anno buono se lo fa. Poi ho preso Lautaro Martinez dell'Inter, perché secondo me comunque l'Inter con Conte potrà fare bene, vediamo in attacco che fine farà però sta squadra da parte Lukaku. Poi ho preso Piontek a 207 crediti e anche lì è arrivato Rebic al Milan, quindi c'è da capire, però teoricamente dovrebbe essere titolare. E poi, come ciliegina per il reparto, ho preso Immobile, l'ho pagato ben 330 crediti, più di un'altra, più tipo di Lukaku. Sì, mi sono abbastanza svenato per Immobile, perché vabbè, è arrivato un momento particolare dell'asta, ho partecipato attivamente anche all'asta per Ronaldo, poi capirete, vedrete anche negli altri video, ed è stato veramente pazzesco, assurdo, ragazzi, e quindi questo è il mio attacco. Giusto. Beh, Mirko? Attacco mio, allora, talismano secondo me del mio fantacalcio, secondo me la Padula del Lecce. Che non so se gioco o no, però. Cioè, Babacar in teoria. Doveva venire a Napoli la Padula. La Padula. Vabbè, l'ho presa a uno, vabbè. Poi avevo preso Llorente, ho fatto l'asta con Home. L'ho preso, però ho detto Llorente non giocherà, e l'ho cambiato con me stesso, cioè Petagna. Poi ho preso Balotelli a 100 crediti. Cacchio, Balotelli. Balotelli. Poi Lorenzo Insigne, non l'ho mai avuto Lorenzo Insigne a fantacalcio, no. Ho detto lo voglio prendere, quest'anno l'ho preso. Zapatone
Duvan ho pagato circa sopra i 200 se non sbaglio, sì, 225. E poi ho pagato 141 crediti. Il primo acquisto in attacco che ho fatto è stato Eddie. No, è stato un affare, sì. Cioè meno della metà di immobili, quando io ho pagato poi immobile dopo, sì, fantaccio è strano. 141 è proprio niente rispetto agli altri attaccanti che abbiamo acquistato. Andrea, vado io, raga. Allora vi dico subito, ho acquistato Roberto Inglese a 3 crediti, punta centrale del Parma, in teoria dovrebbe giocare titolare. Stessa cosa per Pinaponti, dovrebbe giocare titolare al Genoa, l'ho acquistato per 20 crediti. Muriel per 31 crediti, non so se giocherà. Secondo me titolare. Gioca questa cioè, perché l'Atalanta è la Champions e quindi comunque tu puoi anche Gomez a centrocampo, quindi secondo me hai fatto bene a prenderlo. Ok, poi ho preso, ragazzi, Quagliarella, Fabione a 150 crediti, forse esagerato perché quest'anno non è che si ripeterà come gli altri anni, però comunque è sempre Fabio, è stato capocannoniere l'anno scorso, quindi l'ho preso a 150. Poi ad inizio assa, ragazzi, volevo assolutamente il giocatore, parlo di Irving Lozano, e il Chucky, ragazzi, preso per 150 crediti, quindi un bel po', però comunque io credo in Lozano e credo che farà molto bene. Poi, ragazzi, la ciliegina sulla torta, proprio lui. Chiamiamo la ciliegina. Gonzalo Higuaín. Per me, ragazzi, è veramente la ciliegina sulla torta, perché se farà bene quest'anno con la Juventus, potrà aiutarmi in questo fantacalcio. No, perché per forza giocare, forza di trovare. Attaccante, punta centrale, dovrebbe giocare vicino. Inaspettatamente è diventato di nuovo titolare, l'abbiamo visto contro di noi. Speriamo bene, Gonzalo. Però poi perde, meglio se perde la Juve. Quindi, ragazzi, mi raccomando, diteci qua sotto nei commenti secondo voi qual è la squadra più forte tra le tre. E nulla, diteci la vostra squadra qua sotto nei commenti. E mi raccomando, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella, ragazzi! No, mia!